Arte e legno protagonisti nella 44esima edizione di Arredamont, la mostra dell'arredare di montagna, ospitata tra i padiglioni di Longarone Fiere. Una rassegna in evoluzione che ogni anno presenta diverse novità, soprattutto però un appuntamento immancabile per gli operatori del settore, ma anche per tanti appassionati. 167 imprese, 224 marchi rappresentati che vengono da più di 10 regioni italiane e da diversi paesi esteri a confermare come si tratti ormai di una kermesse radicata nel territorio. Arredamont sta crescendo tantissimo, quindi è una fiera sempre più nuova ogni anno che passa, anche se ha 44 anni, è una fiera che si rinnova ogni anno. Io vedo, sono cose sempre più belle, opere che possiamo dire opere d'arte, perché c'è l'artigianato, ma questo artigianato è fatto talmente bene che tu dici: ma questa è opera d'arte. Arredamont da quasi mezzo secolo significa passione per il legno, un legame sempre saldo con il territorio bellunese e veneto, e se possibile ancor più rafforzato dopo l'uragano Vaia e i danni causati ai boschi e alla montagna. Una risorsa di cui non si può fare a meno e su cui si sta tornando a puntare anche in nome della sostenibilità ambientale. Tra i padiglioni di Longarone Fiere però non c'è spazio solo per il legno, ma anche per pietra, ferro, lana e tutti i materiali lavorati dagli artigiani della montagna, capaci di dar vita a creazioni straordinarie. L'artigianalità è un grandissimo valore che stiamo pian piano rischiando di perdere, perché purtroppo, soprattutto in questi ultimi mesi, dove c'è una grande richiesta di manodopera, soprattutto nel mondo del manifatturiero, si rischia poi di perdere, diciamo così, la manualità e le persone che sanno lavorare con le mani. Un'artigianalità che ha saputo integrarsi anche con quelle che sono la domotica e la richiesta del futuro. Vediamo un artigiano che è capace di lavorare il legno in tutte le sue forme, ma anche di riuscire appunto a mettere assieme tutto quello che è necessario adesso e richiesto per un'abitazione di lusso, ma anche un'abitazione vivibile. Un'edizione ancor più speciale in questo 2022, anno in cui ricorre il centenario della nascita del grande scultore Augusto Murer, originario di Falcade. Per questo, nel tradizionale spazio riservato ad arte in fiera, sono state inserite alcune sue opere in legno, a confermare ancor di più come l'arte e la scultura trasmettono a questa materia prima un valore che trascende i limiti del tempo. L'utilizzo del legno, che diciamo che qui è la base di molte dell'arredamento di montagna, ma anche dell'edilizia di montagna, se noi pensiamo ai fienili eccetera, e ovviamente un altro utilizzo del legno è quello di creare delle opere d'arte in vario modo, insomma.